Ciao, allora, andare in pensione all'età desiderata, quindi andare in pensione in anticipo all'età desiderata senza pagare contributi all'INPS e con più soldi. Questo è il tema del video di oggi e c'è un metodo sicuro, accertato per arrivare a tutto questo. E non solo, in questo video vediamo proprio i passi da mettere in atto per raggiungere questo obiettivo, qualsiasi età tu abbia, che tu abbia. Che tu sia più giovane, meno giovane o quant'altro, un metodo evergreen valido sempre per raggiungere questo obiettivo. Vediamo tutto in questo video. Ciao Vero, bello, è un tema molto importante quello del video di oggi perché veramente avremo davanti poi la soluzione per arrivare ad un risultato del genere, come arrivarci e perché arrivarci. Intanto chi sono io per sostanzialmente portarti questi contenuti? Sono Massimiliano Cerra e dopo 27 anni di lavoro, quasi 27 anni di lavoro da dipendente, sono tutti gli effetti un ex poliziotto, ho raggiunto lo stato di pensionamento, raggiunto in maniera autofinanziata. Sono anche il primo ad aver portato in Italia questo concetto, il metodo di pensionamento raggiunto in maniera autofinanziata, solo con risorse proprie. E ho portato anche i metodi in Italia che portano a questo risultato e praticamente attraverso poi la mia azienda aiuto e coadiuvo le persone a raggiungere questo obiettivo, quindi andare in pensione, praticamente senza contribuzioni INPS, con più soldi in meno tempo. Sono un autore di libri del settore, libri che hanno fatto un po' la storia del settore, sono gli unici libri del settore. Che trattano appunto questo tema, quindi il pensionamento raggiunto in maniera autonomo ed autofinanziata. Andare in pensione senza contributi INPS, quindi sganciandosi completamente, senza aver versato contributi INPS, e vedremo anche poi come muoversi se hai versato dei contributi, e per raggiungere il pensionamento anticipato all'età che vuoi in maniera autonoma. Scusami, ma qua mi sono messo da parte una serie di cose da dirti oggi, perché questo video è veramente molto importante. Resta fino in fondo perché poi ti do il metodo preciso e i passi da seguire per raggiungere questo, chiunque tu sia e qualsiasi età tu abbia. Allora, perché questo? Perché andare in pensione senza contribuzione all'età che vuoi con più soldi? Perché la pensione oggi, le pensioni statali oggi hanno una serie di lati negativi. Una, sarà assolutamente più bassa, 30-40% in meno con regime retributivo di quello che prendi attualmente per i dipendenti, per i commercianti, liberi professionisti sotto al 50% in meno e non avrà alcun tipo di rivalutazione. Cosa significa? Significa che tu metti 10 e prenderai 5, ok? Versi in maniera forzata 10 e prenderai 5 e solamente per un periodo breve. Ti dà molto di meno di quello che hai versato. Il rapporto è 10-5 indicativamente. Dopodiché sarà gradualmente più bassa e ad un'età sempre più avanzata. Scusa, sto leggendo, te lo dico proprio in maniera chiara. Perché mi sono segnato alcuni punti che sono molto importanti da dirti. Quindi, sarà sempre più bassa e a un'età sempre più avanzata. Dovrai diventare sempre più vecchio perché abbiamo parlato, vai a vedere gli altri video dove abbiamo parlato dei grandi problemi dell'INPS, perché l'INPS avrà sempre più problemi, si è accollata tutta una serie di problematiche in più. Non la puoi controllare. Decidono sempre tutto per te. Tu non puoi fare niente, né per migliorarla, né per alzarla, non puoi fare assolutamente niente. E quello che decideranno per te sarà sempre in peggio, sarà sempre in peggioramento. Ok? Devi sapere questo. Non è sicura, come si dice, perché molto probabilmente gli stati che sono andati in default nel corso del tempo, vedi la Grecia, eccetera, eccetera, altri stati che nel corso del tempo hanno avuto queste problematiche, dopo hanno avuto problematiche sia per le pensioni, sia per ripagare il debito, sia per ripagare i titoli di Stato e quant'altro. Quindi più ci sono problemi e più hai una sola sicurezza che sarà sempre sicuramente peggio. Ok? Questa è la sicurezza. È difficile ed impossibile da calcolare. Tu non puoi calcolare assolutamente niente. È un algoritmo impossibile da decifrare.
Ti tolgono soldi anche se non fatturi, guarda i liberi professionisti, ok? Non fatturi, mi devi pagare lo stesso. E se non raggiungi quel minimo, qualcuno potrebbe dire, bene, io ti ho versato per un tot di anni, ma non ho raggiunto quel minimo, quindi a tutti gli effetti mi devi restituire dei soldi, visto che non mi pagherai, restituiscimi quello che ho versato. No! Sono presi, non ci sono più. Tenore di vita da abbassare, quindi ti daranno molto di meno di quello che è il tuo tenore di vita, quindi devi essere pronto che se oggi vivi con 2.000 euro al mese, dopo dovrai vivere molto con delle entrate molto molto minori, quindi dovrai abbassare in maniera drastica il tenore di vita. Il TFR che hai preso, dove tu hai già pagato fior di tasse, tu dirai benissimo, però prendo il TFR e faccio festa. No! Pagherai altre tasse. Ancora, ok? Se non hai raggiunto il minimo, chiaramente non ti daranno i soldi indietro. Quindi, come puoi vedere, ci sono tutta una serie di situazioni che sono da prendere in mano immediatamente. E soprattutto la domanda è questa che voglio farti oggi. Ma tu non riesci a fare meglio di questo? Ci vuole poco. Se tu mettessi dei soldi sotto al materasso, metti 10, prendi 10. Invece qua metti 10 e prendi 5. Non contando che quando arriverai all'età che devi prendere i soldi sarai talmente vecchio che inevitabilmente dovranno pagarti, ma sarai vecchio per cui la tua vita sarà un pochino ristretta. E che cosa succede quando passi a miglior vita? Ti raspano via tutto. Cioè quei fondi che forzatamente hai versato in una ipotetica tua cassaforte ci sono più. Spariti. Siamo così tanto stupidi da non riuscire a fare meglio di questo. C'è una così alta stupidità. Qualcuno in questo momento potrebbe incazzarsi mentre guarda questo video. Potrebbe dirmi, no, aspetta, ma tu mi stai dando dello stupido. Questa è un'offesa. No, guarda, ti assicuro, non sono io che ti sto dando dello stupido. Non sono io. Quel sistema lì che ci dà degli stupidi ogni giorno. E noi in silenzio abbassiamo la testa e accettiamo questo. Che cosa fare in via immediata per fare in modo di andare in pensione senza versare i contributi, o se hai i contributi obbligatori perché stai lavorando li versi, ma non ci sono. Cosa puoi fare per fare in modo, senza contributi, di andare in pensione all'età che vuoi tu, con più soldi? E ripeto, ci vuole poco per andare con più soldi, ok? Avevo parlato del sotto il materasso. Pensa se tu avessi questo fondo rivalutato, ma ti dico all'1%, abbiamo fatto un calcolo che all'1% in un buono fruttifero postale, rivalutato così, i tuoi soldi avresti il doppio della pensione. Ci vuole poco a fare meglio di ti metto 10 e ti do 5. E dopo ti raspo via tutto. Ci vuole poco, ci vuole poca intelligenza per fare meglio. Allora, ti basterà un terzo di quello che tu versi ogni mese all'INPS, un terzo, per creare a tutti gli effetti uno status di pensionamento 3 volte, 4 volte superiore a quello che ti darà l'INPS. Basta un terzo di quello che tu versi ogni giorno, ogni mese, dai tuoi introiti che ti tolgono in maniera a tutti gli effetti forzata. Basterà un terzo. Molto importante, calcoli alla mano. Vai a vedere gli altri video dove ho fatto vedere il calcolo alla mano, dove se tu versi in un tuo fondo privato con un metodo specifico che è quello della pensione quando vuoi tu, io ho sempre i libri qua a disposizione, ma oggi ti stavo ricordando. Ah no, c'è, aspetta un po'. Allora, c'è, eccolo qui. Allora, questo libro qua, libro più videocorso, sono pochi spiccioli. C'è anche una versione, tra l'altro, che ho messo a disposizione, un estratto di libro che ho messo a disposizione. Vallo a vedere, perché con questo metodo un terzo e già raggiungi una pensione 4-5 volte superiore a quella che avrai. E ci vuole poco. Punto numero 2. Una corretta filosofia. La corretta filosofia di vita è sganciarsi da quello che è la mentalità di un sistema che ci porta ad accettare situazioni inaccettabili, ad accettare quello che non si può accettare, ok? Se tu oggi andassi in un'azienda a lavorare e in quell'azienda
ti dicessero che devi sgobbare H24 a tutti gli effetti con delle situazioni e poi alla fine ti dicono che ti danno uno stipendio e poi alla fine dicono no, guarda, non ti avevo detto ti davo 1000, benissimo, ti do 300, prendere o lasciare ti deve andare bene, tu che cosa faresti? Domani mattina ti arrabbieresti molto, forse non andresti più, benissimo, invece da quest'altra parte accettiamo tutto. Silenzio. Filosofia, la filosofia che è contro un sistema precostituito che ci fa accettare in silenzio tutto questo, e con una filosofia dove esci da quello che è il consumismo ed entri in una filosofia di autogenerazione, in una filosofia di autofinanziamento, in una filosofia di gestione. Punto numero 3, rinegoziazione della propria vita. Quindi rinegozi tutto quello che in questo momento è creato nella tua vita, rinegozi le proprietà, rinegozi i risparmi, rinegozi lo stile di vita, perché attraverso lo stile di vita puoi creare una serie di situazioni. E con questo punto 3 dai il punto, ricordiamo, punto 1 un terzo di quello che versi all'INPS, punto 2 una nuova filosofia, punto 3 rinegoziazione del proprio contesto di vita, punto 4 molto importante è la pianificazione e il calcolo. La pensione non è altro che una pianificazione. Pianifichi attraverso le tue entrate e uscite, la situazione attuale, pianifichi in quanto tempo vuoi raggiungere, precalcoli tutto e raggiungi questo risultato. A proposito, proprio per questo, la mia azienda mette a disposizione dei consulenti gratis, dove tu chiami e ti viene fatto un piano di pensionamento autofinanziato, ti viene detto in quanto tempo lo raggiungi, quanto ti serve, e che metodi devi utilizzare, che stile di vita oltre che metodi devi utilizzare, e lo raggiungi in maniera sicura, accertata, matematica, non ci sono attenuanti. E lo sai perché? Te lo dico con certezza, perché tu, non c'è qualcun altro, non c'è un INPS, non c'è un'entità, non c'è un'assicurazione che ti promette la pensione di contributi, poi quando vai a chiedere i soldi hai dei problemi, non te li danno, solo se fai sono vincolati, mille problemi. No, sono sul tuo conto, è autofinanziato, te, tuo, matematico, non ci sono attenuanti. Contatta i consulenti e fatti un piano, è gratuito, un piano completo, precalcolato con gli anni che ti servono, molto importante. Iscriviti a questo canale perché trovi tante soluzioni e metodi, non solo qua, non solo in questo video dove si parla un attimino di che cosa si deve fare, ma trovi proprio i metodi per mettere in atto tutto questo. Allora, eravamo al punto 4, pianificazione e calcolo. Punto 5, la creazione di un fondo vitalizio tuo, sul tuo conto, non sul conto dell'INPS che ha mille problemi, che tirerà sempre di meno, che ti farà diventare vecchio, che poi ti toglierà tutto, deciderà tutto per te. No! Tuo conto, un fondo vitalizio a crescita costante dal quale effettuare dei prelievi graduali rapportati al tuo stile di vita, a quello che tu hai deciso, all'età che tu hai deciso. Ok? E allo stile di vita che tu hai deciso, che sia uno stile di vita da 1500, che sia uno stile di vita da 3000, che sia uno stile di vita da 700 al mese, che sia uno stile da 10.000 al mese, quello che tu hai deciso, ok? E non quello che decidono altri tagliandoti il tenore di vita. Allora, quindi questo fondo ricapitalizzato dovrà essere a tutti gli effetti gestito con un piano di ricapitalizzazione. Questo ti rimando agli altri video che a tutti gli effetti ti fanno vedere in maniera certa, sicura, senza crearti investimenti a tutti gli effetti rischiosi, dove ti trovi il rischio dei crolli, il rischio di tante possibilità. No, proprio un fondo di ricapitalizzazione dove c'è una gestione nel corso del tempo che ti porta a questo risultato. Punto 6, la cosa più semplice del mondo, la costanza di metterlo in atto. Metti in atto con costanza questo metodo, queste soluzioni, e a tutti gli effetti arrivi al 100% ad avere un pensionamento all'età che vuoi, molte volte superiore a quella che sarà la pensione statale, qualsiasi età tu abbia e qualsiasi tipo di vita tu svolga, che tu sia un imprenditore a tot cifre o che tu sia un dipendente, un libero professionista.
Quindi 6 punti fondamentali per andare in pensione, senza pagare i contributi, senza aspettare nessuno, senza INPS, all'età che vuoi e con molti più soldi, ok? E ti basta partire con un terzo e con un terzo di quello che versi all'INPS, a volte anche con un quarto, e con un piano di gestione a tot tempo, un piano di gestione precalcolato che ti porta a questo risultato. Per questo ti conviene iscriverti, continua a seguire i nostri video, i nostri contenuti. Vediamo se ti ho detto tutto oggi, perché è una cosa molto molto importante. Ok, sì, direi che ci siamo. Beh, prendi subito un appuntamento, nella descrizione trovi un po' di appunti, un po' di appunti interessanti, per prendere l'appuntamento con uno dei nostri consulenti. Attenzione! Ti farà un piano precalcolato ed è bellissimo, perché ti precalcola un piano in base alla tua, al tuo stile di vita, quello che in questo, in base a, alla tua situazione di partenza, e dopodiché ti consegna in mano un documento con il tempo che ti serve, il risultato che otterrai, in maniera precalcolata. È straordinario. E lo sai perché è straordinario? Perché la pensione è quando vuoi tu, non quando decidono altri. Oggi le cose sono cambiate. Parola di Massimiliano Cerra. Ciao.